Come vi sono uomini che scendono al lavoro nelle viscere della terra, ve ne sono altri che ogni mattina devono arrampicarsi verso il cielo. La loro base è a 100 metri d'altezza, fuori d'ogni sguardo opportuno. Solo chi è del mestiere può affrontare queste scalette. Basterebbe un passo falso, distrarsi un attimo, sostengono questi uomini. Ecco la cabina di comando della grande crew, la gabbia del manovratore, cervello meccanico, sguardo attento sul porto e sulla distesa del mare. Ha inizio la giornata, una delle tante. A queste funi, gli uomini della terra, gli inservienti, agganciano i pezzi con cui giorno per giorno si creano le navi. Più avanti, più in basso, più indietro, più in alto, gli uomini del cielo chiusi nella loro cabina lavorano. Calmi, lontani, essi sono veramente al di sopra di ogni cosa. Il giorno crescere e calare, l'acqua tra le banchine illuminarsi di sole, farsi la sera sul mare. Thank you.
Le crew scaricano carbone, mercanzie venute di là del mare. Gli uomini, dal cielo, guidano la grande macchina fin dentro il ventre della nave e di là sul molo, dove attendono treni, autocarri. È un movimento lento, incessante, che ha quasi una vita naturale. Quante ore sono passate nella gabbia di comando prima di questo varo? Gli uomini del cielo non lo ricordano più. Certo, infinite. Ora, tanti e tanti movimenti della loro gru, tanti arresti, partenze, hanno creato questo miracolo della tecnica navale. Stasera possono ridiscendere contenti. Hanno veduto la loro fatica trasformarsi a vento.